Buon pomeriggio, siamo con la dottoressa Ilaria Proietti, specialista in dermatologia e medico estetico. Ciao Ilaria. Ciao Michela, ben ritrovata. Se la tintarella tipica dell'estate ci ha donato sicuramente un'immagine fresca e piena di benessere, non è infrequente poi a settembre fare i conti con qualche antipatica macchia solare sulla cute. Ecco, quali sono i trattamenti più indicati e quando possono essere iniziati? Michela, mi viene da dirti che dobbiamo iniziarli subito questi trattamenti perché d'estate la nostra pelle si è sia abbronzata ma è diventata anche più spessa perché per difendersi dai raggi solari sono aumentati gli strati di tessuto corneo e quindi questo fa in modo che la pelle è diventata più opaca, il colorito è più spento e anche i nostri pori possono sembrare più dilatati. Quindi sicuramente è proprio il momento di utilizzare la sera degli scrub esfolianti, utilizzare dei tonici a base di alfa grossi acidi come per esempio l'acido salicilico e poi applicare delle creme idratanti ed elasticizzanti. La macchia solare che è stata eliminata può tornare e in ogni caso come si può prevenire una nuova insorgenza? E purtroppo d'estate non è infrequente osservare la ricomparsa di macchie che abbiamo trattato con successo nel periodo invernale e purtroppo questo spesso è motivo di frustrazione, però dobbiamo insistere, dobbiamo continuare a curare la nostra pelle perché soprattutto il viso delle donne tende a macchiarsi per due tipi di ragioni, sia per il fotoinvecchiamento, quindi per il danno solare cronico accumulato in tutta la vita che si manifesta con le lentigo solari che sono quelle lesioni che osserviamo sul dorso delle mani, sul décolleté, sul volto di forma circolare e marroni e poi sicuramente nelle donne giovani non è infrequente osservare il melasma oculoasma che corrisponde proprio alla macchia dermica e spesso è legata all'uso di contraccettivi oppure a fattori ormonali come per esempio una gravidanza. E per questi tipi di macchie abbiamo trattamenti diametralmente opposti, quindi per le macchie dermiche, quindi per il melasma, dovremo scegliere trattamenti a base di alfa grossi acidi, di esfolianti domiciliari e di peeling ambulatoriali, mentre invece per quanto riguarda il fotoinvecchiamento dovremmo utilizzare trattamenti laser che vanno dalla luce pulsata, quindi dal fotoringiovanimento, ma anche dovremmo pensare anche al laser CO2 frazionato che ci permette di fare il cosiddetto resurfacing, quindi da una parte andiamo a schiarire la pelle, ma possiamo attraverso metodiche laser più invasive creare un vero e proprio miglioramento della texture cutanea e migliorare sia il colore che le rughe sottili. Ilaria, prima di lasciarci, per avere una pelle bella e sana, sembra una cosa semplice, ma credo che non lo sia per molti. Quali consigli ti senti di dare a chi ci segue? Sicuramente curare la routine domiciliare, non dimenticare mai la corretta detersione e idratazione, ma poi è importante, per esempio, sottoporci all'infiltrazione di vitamine, perché proprio attraverso le infiltrazioni possiamo dare ciò che serve il nutrimento adatto alla pelle, soprattutto infiltrazioni a base di acido ialuronico e di sostanze antiossidanti. E non dobbiamo dimenticare che anche l'alimentazione c'è d'aiuto. In questo momento è importantissimo assumere per esempio frutti rossi che sono naturalmente ricchi di antiossidanti e proteggono anche il microcircolo capillare. E poi non dobbiamo dimenticare l'azione degli omega 3 che contenuti nel pesce azzurro e nel salmone selvatico riescono a contrastare gli effetti dannosi delle radiazioni sul nostro collagene. Io ti ringrazio. Grazie a te e arrivederci a presto.